E mentre il Movimento 5 Stelle ha votato all'Assemblea Costituente la graduale eliminazione del contante, ieri 28 novembre c'è stato il caos nei pagamenti elettronici. L'Italia alle prese con un blackout dei POS. Un grave disservizio ha colpito i sistemi di pagamento elettronico in Italia il 28 novembre, causato da un danno all'infrastruttura di rete di Worldline, paralizzando POS e prelievi in tutto il paese. Leggiamo assieme una parte dell'articolo di Hardware Upgrade. Il 28 novembre 2024 rimarrà impresso nella memoria di molti italiani come il giorno in cui il sistema dei pagamenti elettronici ha subito un tracollo su scala nazionale. Un'interruzione diffusa della rete ha mandato in tilt i circuiti Bancomat, Pago Bancomat e Nexi, creando disagi a consumatori ed esercenti in tutto il paese. Il problema, che ha avuto inizio alle 11:25, ha colpito principalmente l'Italia, con alcune ripercussioni anche in altri mercati europei. La causa di questo massiccio disservizio è stata identificata in un danno fisico all'infrastruttura di rete. I lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali hanno gravemente danneggiato i cavi e la rete del loro fornitore. E questo chi l'ha dichiarato? Worldline, che è il colosso fintech francese responsabile di gran parte dei servizi di pagamenti in Europa. Questo incidente ha evidenziato la vulnerabilità dei sistemi di pagamento elettronico e la loro dipendenza da infrastrutture fisiche. L'interruzione ha colpito una vasta gamma di servizi, tra cui pagamenti tramite POS in negozi e attività commerciali, prelievi da sportelli ATM, transazioni online legate a servizi di pagamento gestiti da Worldline, operazioni con carte di credito e debito di diversi circuiti e banche. Worldline cosa ha dichiarato? Solo una piccola parte dei pagamenti è stata effettivamente compromessa, però le segnalazioni degli utenti raccontano una storia diversa. Il sito Down Detector ha registrato picchi di centinaia di segnalazioni per diverse banche, con Bipper Banca e Banco BPM tra le più colpite. Nonostante gli sforzi dei tecnici, il ripristino completo dei servizi rimane incerto. Il problema, oltretutto, sembra persistere anche questa mattina 29 novembre. Ebbene sì, pagamenti elettronici in tilt. Pensate cosa sarebbe accaduto se non fosse esistito il contante. Proprio stop assoluto. Capite qual è l'importanza del contante? Puoi pagare sempre. Non inquini, non consumi carta. Non hai bisogno di energia elettrica. E quindi quando uno mi viene a dire io sono dalla parte dell'ambiente e poi fa il pagamento elettronico, gli dico: ma sei sicuro di essere dalla parte dell'ambiente? Vabbè, ma anche per produrre i soldi ci vuole l'energia elettrica, l'inquinamento, tutta quella roba lì. Certo, ma quanto li usi tu quei soldi lì? E quanti pagamenti vengono fatti? C'è gente che paga 4 euro con il bancomat e si sente importante. Quanti scontrini? Ogni pagamento uno scontrino. Capite che disagi e che disservizi? La mia paura più grande è che le mie parole siano al vento. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.